Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Intanto benvenuti a tutti quelli che si sono iscritti nell'ultima settimana, nelle ultime due settimane. E quindi ben arrivati su 8bit. Ok ragazzi, oggi siamo qui per la seconda puntata di una serie, perché sta uscendo questa serie di miniature di Tex in edicola. E visto che questi furboni della, come si chiama, Urania, di questa casa editrice, che dopo vi dirò, hanno deciso di far uscire i sei personaggi principali nelle prime sei uscite, cosa mai da collezionista e frequentatore di edicola mai successa, credo che almeno i primi sei li prenderò per fare una miniserie, almeno i Pards, la moglie del Pard, e poi un paio di cattivoni, e poi vedremo, insomma. E quindi oggi sono qui perché è uscita la seconda uscita, perché Tex Willer dove va senza il suo fido Pard? Dove va senza Kit Carson? Intanto fatemi ricordare brevissimamente l'Emporio di Sheldon, il gruppo aperto su Facebook dove nerdare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E quindi potete praticamente cercare, vendere, insomma fate quello che vi pare, che l'importante è che sia nerd sul gruppo L'Emporio di Sheldon. Ogni tanto mi capita di rifiutare dei post perché il gruppo è per la compra, vendita, ricerca eccetera eccetera, scambio di cose nerd, ma se vendete o se avete delle attività, delle cose anche bellissime ma che non c'entrano niente, abbiate pazienza, non ve lo posso accettare. Ma andiamo a vedere Kit Carson. Eccola qua ragazzi, la seconda uscita, la seconda fantastica uscita, che è passata a 9,99€ dai 5,96€ della prima. E quindi siamo qui con Kit Carson. E vi faccio vedere appunto che il primo è stato Tex, poi c'è lui, e poi c'è Tiger Jack, poi c'è Kit Wheeler, poi fanno uscire la poverina Lilith, e poi El Muerto e Mephisto nella prossima. E quindi praticamente ci sono tipi... Sì, poi manca Jim Brandon, mancano altri personaggi importanti ma secondari, ma i più forti ci sono. Quindi vedremo come si evolverà questa collezione. Eccola qui, e adesso lo andiamo ad aprire insieme, perché andiamo a vedere da vicino Kit Carson, il vecchio cammello. Ok ragazzi, allora, andiamo a staccare il fascicolo, andiamo a staccare... Ma che espressione è? Non viene! Mamma mia! Ok ragazzi, allora partiamo dal fascicolo del vecchio cammello. Wow! Oddio, ho spostato la lampada. Ok, troppa enfasi. Intanto vi volevo segnalare che questi Deplian che sono all'interno di queste raccolte dell'edicola hanno una caratteristica fondamentale. Mamma mia come profumano! Profumo, io adoro i profumi della carta, della stampa. E questo, tenetelo sul comodino. Ogni tanto lo mettete così e fate e lo sniffate. Ah, è bellissimo. Ok, allora andiamo a vedere subito il poster, sperando che, non so se avete visto l'altra puntata che vi lascio qui da qualche parte, e vi lascio l'altra puntata dove c'era la prima uscita, c'era il poster della mano rossa che era rovinato in un angolo, era tagliato in un angolo. No, questo è perfetto. Ed eccolo qui, il poster de Il Fuoco 1961. Ve lo faccio vedere, eccolo qua, bellissimo, disegnato dal grande, l'unico, inimitabile Caleb Aurelio Galeppini. Eccolo qua ragazzi, direttamente dal 1961. Pensate quanto è indietro il 1961. Non ero nato neanche io, quindi vuol dire che era proprio indietro. Come vi permettete, oh? Allora, questa seconda uscita vi faccio vedere, ci sarà il seguito delle copertine dell'altra volta. Vi faccio vedere, non so se vi ricordate, c'erano le prime 15-16 copertine. Quindi vabbè, una scheda del personaggio, vecchio a chi, ecco, questo è proprio il personaggio che si addice a me, perché vecchio a chi. E dopodiché continuiamo con le copertine appunto dal numero 16. Vedete, mi ricordavo, erano le prime 15. Quindi la storia di tutti i numeri in senso cronologico. Eccola qui, e dopo ovviamente la pubblicità del grande Mephisto, che sarà sul prossimo numero. Ovviamente, come dicevo prima, magari i secondari saranno Yama, saranno Jim Brandon, e saranno, no, non lo so, altri personaggi, però insomma i principali sono in queste uscite. E quindi bando alle ciance e andiamo a vedere da vicino il vecchio cammello. Ok, allora ragazzi, lo andiamo ad aprire. Apriamolo, via 1, via 2, via 3, via 4, via 5, basta. Ok, eccolo qui, ragazzi. È un po' inclinato, Carson. Sta un po'...
Come l'hanno messo questo? Secondo voi è fatto apposta? O è un po' piegato? Cioè, è fatto così perché lui sta... Ehi, ragazzi! Perché il fucile è un po' piegato. E lui è un pochino... Si sarà un pochino piegato con il calore? Si sarà un po'... Non lo so. Non lo vorrei sfasciare. E la posa sembra carina, però mi sembra un po' inclinato... Cioè, come se lui arrivasse di corsa e avesse puntato i piedi, insomma, ragazzi. La figura è fatta abbastanza bene come l'altra. Eccola qui, vi faccio fare un giretto, la somiglianza c'è. Ah, è vestito tutto di verde. È vestito tutto di verde, al contrario del suo pard che fra un po' vi faccio vedere. È su uno splendido prato verde. Su uno splendido prato verde. Qui sotto c'è appunto il suo nome, il logo di Tex 3D. Eccola qui, eccolo qui. Insomma, non lo so, mi sta da un po' di noia. Insomma, non riesco a capire se è inclinato così volente o se è così perché non è venuto male. Però dà un po' un'idea di dinamicità con questa posa. Non lo so, vabbè, comunque è così. Eccolo qua, ragazzi, vi faccio vedere anche le pieghe della camicia. Vi faccio vedere anche, guardate le pieghe dei baffi. Ma guardate che baffi, ragazzi. Vabbè, ragazzi, questo è il personaggio. Vi faccio vedere il fondo, sempre in plastica, sempre che rappresenta il prato. Tra l'altro hanno scelto il verde per Carson, perché il prato è verde, lui è vestito tutto di verde. Sembra più un ramarro che Carson. Però vabbè, è stata una scelta editoriale. E chi siamo noi per giudicare questa scelta editoriale? Ok, ragazzi, adesso andiamo a fare un confronto con la prima uscita. Ed eccoli qui, ragazzi, finalmente riuniti insieme gli inseparabili parts. Eccoli qua, che si affrontano viso a viso Tex Willer and Kit Carson. Eccoli qua, ragazzi, ve li faccio vedere insieme. E in più ci aggiungo un extra, vi faccio vedere anche quello d'oro che è in regalo se fate l'abbonamento, quello i primi 6 numeri a tot euro, scalando per, diviso per 5 porto di 2, tarata umi 44 gatti, ragazzi. Eccoli qua, ragazzi, e quindi vi faccio vedere le prime due uscite come riassunto e il Tex d'oro. E ragazzi, ho vinto il Tex d'oro. Ok, ragazzi, eccoli qua. E queste sono le prime due uscite, aspettiamo un Mephisto che sembra molto bello, fatemelo rivedere. Sembra molto carino dall'immagine. E quindi il terreno è diverso per ogni personaggio. Anche Mephisto, vedete, ci stavo facendo caso ora, è tipo su un impiantito, sul cemento, sarà sul fondo del suo castello. E quindi niente, questi sono i primi due personaggi della serie Tex 3D di Bonelli in collaborazione con Centauria. Peste, ragazzi, ma questa collezione ci sta proprio prendendo. Ok, ragazzi, beh, spero che questo video vi sia piaciuto. E scrivetemi sotto se le state comprando, se le comprerete, se comprerete almeno le prime 6, almeno le prime 4, 5, dove ci sono i 4 parts e Mephisto. Almeno per fare i 4 parts e Mephisto, i 4 parts e Mephisto e i 4. Basta, abbiamo capito. I parts e Mephisto, basta, ok. E niente, qui sotto vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. E niente, lasciatemi le vostre impressioni, iscrivetevi al canale se per caso siete passati per sbaglio su questo canale, perché questo canale è fighissimo, me l'hanno detto uno che conosco. E sì, vabbè, sono de parte, lo so, però ci sono tantissimi video di tantissime playlist di tantissime collezioni completamente diverse, quindi qualcosa troverete sicuramente. E quindi ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.